Che figure di MRS! Marionette viventi in salsa Quadlibet. Di che si tratta? Di divertirsi? Sì, vabbè, a scuola. No, anche in giro. Ah. E a fare cosa? Le marionette viventi. Io mi vergogno. Avremo delle maschere. E staremo muti? No, combatteremo con le parole. E di chi? Del tipo che dà il nome alla nostra scuola. E perché? Perché è meglio non essere d'accordo con i nostri padri. Non capisco. Cercheremo di costruire dei piccoli dialoghi, partire da alcune citazioni di Mario Rigonistern, come i medioevali, nelle dispute fra chi era pro e chi era contro, i Quadlibet. E poi? Poi le registreremo a più voci. Ok. Infine, sceglieremo dei posti dove fare alcune riprese video con i nostri personaggi. Il mare, la montagna, un bar, un supermercato, una strada trafficata e chi più ne ha più ne metta. Non ne capisco il senso. Il senso? Cioè che ci si esprime e prova a far musica, teatro, cinema, scrittura, poesia, filosofia in prima persona, senza per forza avere un motivo, tantomeno i soldi o un voto o il numero che ti danno i professori sul loro registro. Non mi hai dato risposto alla domanda. Il senso della vita? Beh, credo vada vissuta il più possibile a pieno. Questa è una proposta di fare qualcosa di originale, si spera. Qualche pomeriggio, magari con una gita o un giro. Per le riprese, un fine settimana. In tutto 30 ore. Se poi vi pesa, amen, nessuno vi obbliga. Come nessuno vi obbliga a stare insieme al vostro fidanzato o fidanzata. Ma è organizzato dalla scuola? Sì, in un certo senso. Ed è rivolto a chi non va tanto bene. Poi, se vengono anche i secchioni, non li si manda certo via. E quanto costa? È finanziato da un progetto europeo che abbiamo vinto, ma se non raggiungiamo l'iscrizione che va dalle 20 o 30 persone, perdiamo il finanziamento, oltre la possibilità, come vi dicevo, di fare qualcosa di diverso e divertirsi. E dove si terrà? Per la sede operativa si pensava al Convitto, ma vediamo. Andrebbe bene uno spazio qualsiasi. E per iscriversi? Faremo passare dei fogli adesso. E chi li tiene? Io e il prof Tommy come tutor e un'altra figura in aiuto. E non si tratta di sentirsi o no all'altezza, lo dico anche per noi, ma di provarci. Ora tocca a voi però decidere. Siate o restate sempre il più possibile liberi. Grazie.